Bentrovati con una nuova edizione del TG Flash di Irpinia News. Apriamo subito con la cronaca. Arrestato a Mercogliano 28enne pregiudicato per detenzione di cocaina. Gli investigatori della squadra mobile hanno perquisito l'abitazione dell'arrestato, rinvenendo nella sua camera da letto una valigetta porta PC contenente un bilancino di precisione e 7 involucri di cellofan contenenti cocaina. Chiedono soldi per San Trifone, ma in realtà è una truffa. È accaduto a Marzano di Nola e il parroco del paese, Don Vito Cucca, aveva anche avvisato i suoi concittadini. Non si era fermato all'omelia della domenica, ma anche ai social network. È andata in onda su Linea Gialla, trasmissione di approfondimento di La 7 condotta da Salvo Sottile, il caso del militare irpino Francesco Tuccia, accusato di stupro a Rosa, 19 anni, avvenuto nel febbraio dello scorso anno dopo una notte in discoteca. Lui viene condannato ad 8 anni di carcere, ma quasi immediatamente gli vengono concessi gli arresti domiciliari. Oggi vive nella sua casa in provincia di Montefredane ed ora collabora con un'associazione di volontariato ad Altavilla. Chiudiamo con lo sport e il calcio Avellino. L'Avellino conquista la vittoria contro il Cittadella e sfata il tabù trasferta. A decidere l'incontro Super Galabinov con una doppietta. Per i veneti a segno Coralli. Era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale. Vi ringraziamo come sempre per la cortese attenzione. Arrivederci.